0 a 0 potrebbe essere la soluzione. Oh vabbè, no. Ciao la squartatrice. Siamo qui nel reparto ristorazione di Nisto, vogliamo chiedere a questa bella coppia il motivo per cui sono arrivati sino qui in questa bella festa a Nisto. Perché è una bella festa, in un bel ambiente, bella musica, bella gente, è rilassante, a me piace molto. Veramente, io ho avuto il grandissimo piacere di suonare sul palco sia del Nistocchino che di Nistoc. Ho avuto la possibilità di conoscere gli organizzatori, che sono delle persone fantastiche, l'ambiente è stupendo, il posto è eccezionale, le persone che ci sono bellissime, quindi sono tutte motivazioni validissime per venire e tornare. Why Nistoc? Nistoc is a different festival with a lot of different people. We can enjoy it a lot. I love the landscape, I love the environment, and also the music. It's really, really cool. I think it's a unique festival and we are enjoying a lot. We came from everywhere and we are enjoying a lot. Numero uno, ho sempre frequentato il Nistoc perché abito giusto qua vicino e è un'occasione per stare tutti assieme, godere della buona musica. E quest'anno sono con dei ragazzi che provengono un po' da tutto il mondo con un progetto di Lega Ambiente, che sono campi di volontariato internazionale, e domani mattina saremo qui a ripulire la piana del Nistoc. Bene, qui vicino a me c'è l'addetto stampa Diego. Andare a finire sul giornale più importante d'Italia, sto parlando del Corriere della Sera, non è una cosa da tutti, vuol dire che questo evento con gli anni è veramente diventato grande al punto di far parlare, voglio dire, mass media nazionali. Sì, ma posso dirti che arrivare al Corriere ovviamente non è stato facile, però Nistoc è anche questo, nel senso che è nato come
un progetto, un'idea di festival inizialmente locale, e poi siamo riusciti un po' a sradicarlo dal territorio del Lago d'Iseo e anche attraverso un lavoro di comunicazione a portarlo a tutto il nord Italia, buona parte del nord Italia. Il Corriere quest'anno ci ha dato spazio, secondo me è veramente una grande occasione anche per far sapere a tutti che esiste Nistok. Io dico sempre, per conoscere Nistok bisogna venire a Nistok, non è il solito festival, è un festival che aggrega, un festival veramente che porta la gente a stare insieme, a divertirsi insieme, ad ascoltare grande musica, ma io ho visto addirittura famiglie venire qua e stare qua e fermarsi qua, una grande festa. Perché sei qui a Nistok? Perché è un anfiteatro bello in mezzo alla natura e la musica riflette bene ciò che siamo e si sta bene qua. Libertà e natura e musica. Ciao, grazie.